È arrivata una vittoria pesantissima, credo, per tanti versi, per tante situazioni. Sì, il risultato ci premia. Premia una prestazione fatta su buoni livelli. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra che ha cercato il varco giusto, non era facile. Il primo tempo abbiamo anche azzardato alcune verticalizzazioni centrali. E abbiamo perso palla, rischiavamo qualche ripartenza di troppo e giocavamo poco in ampiezza. Poi invece secondo tempo siamo andati meglio, dal mio punto di vista abbiamo giocato un pochino più sulle fasce, tant'è vero che il gol è venuto proprio da un cross e sono contento perché i ragazzi stanno rispondendo in settimana e vogliono reagire a questo momento, chiamiamolo delicato così, di flessione. Però credo che per vedere se veramente il Gubbio è guarito serviranno le prossime gare. Ecco. Oggi comunque abbiamo avuto la gratificazione del risultato e una reazione alle ultime prestazioni. Il gol è arrivato dalle fasce, ma in maniera un po' inusuale, anche se non è la prima volta, di testa addirittura di Ferretti. Sì, infatti hai detto bene, non è la prima volta, quindi mi fa particolarmente piacere. E non è facile perché ultimamente avevamo preso sempre gol. E oggi non l'abbiamo preso e siamo riusciti a farlo. Mi è sembrato di rivedere un po' le partite precedenti del Gubbio. Noi dobbiamo rimanere molto concentrati, molto attenti, perché il livello è molto alto e le differenze sono minime, quindi se non sei più che pronto rischi veramente di fare brutte figure, come purtroppo abbiamo fatto. Ecco, però ci devono servire di lezione, non ci dobbiamo sentire fin troppo appagati come se avessimo di punto in bianco risolto tutti i problemi, dobbiamo lavorare e le prossime partite diranno se effettivamente siamo sulla strada buona, ripresa quella iniziale oppure no. Però i ragazzi, ho visto un impegno, un'attenzione molto, molto positiva. La nota bella della serata, a parte la vittoria, credo sia questa, forse una parola un po' grossa, riconciliazione con il pubblico, però tutto il pubblico ad applaudire, sia i ragazzi della curva che in tribuna. È stato meraviglioso, sono sincero. Noi quando andiamo in campo il nostro obiettivo è quello di emozionare la gente, di portarla dalla nostra parte, dipende da noi, sta a noi coinvolgere il pubblico e Gubino. Stasera ci siamo riusciti e credetemi, è stato veramente un bello spettacolo. Sapevo che ci tenevano in modo particolare perché il Fano è una sorta di derby e quindi mi fa particolarmente piacere di cuore veramente, sia io che i giocatori che la società gliela dedichiamo proprio alla grande perché sappiamo che ci tenevano e quindi ecco, è bello condividerlo, il boato finale e gli applausi finali sono veramente per noi benzina che ci motiva a andare avanti e cercare di fare sempre meglio. Ecco. Io volevo chiedere una cosa al mister sullo schieramento iniziale. Sì. Lunedì sera fuori gioco dicevamo così Casiraghi può fare la punta, ci ha preso in parola e praticamente ha schierato 3-5-2 con Casiraghi e Ferretti di punta. Sì, e a me piace ascoltare, sono sincero, anche le critiche, anche quelle che possono essere idee, perché molte volte nelle difficoltà ci si chiude la mente, no? Anche noi allenatori, a me, io parlo personalmente, ho detto potrebbe essere un'idea, è ovvio che... Forse si aspettava più tagli, più inserimenti, perché effettivamente il primo tempo il Gubbio non è riuscito a concludere se non da 30 metri. Sì, era un pochino l'intenzione, però... E fare esperimenti durante il campionato dopo 3 sconfitte era normale che magari qualche movimento non sarebbe venuto perfetto, però probabilmente anche la loro presenza ha tenuto bassa la difesa avversaria, non ci hanno concesso profondità, quindi abbiamo rischiato poco e niente e anche quello è stato di beneficio per la difesa perché comunque nel primo tempo ha preso il coraggio, ha preso fiducia e poi da lì credo che il secondo tempo sia stato un crescendo molto positivo, però anche oggi abbiamo dimostrato che un primo tempo dove abbiamo sofferto poco ci ha dato fiducia, abbiamo avuto coraggio e abbiamo mantenuto lo stesso assetto, quindi i giocatori si sono aiutati e ripeto, il gol credo che sia il giusto premio, poi abbiamo avuto l'occasione anche del 2-0 successivamente, vuol dire che la squadra ha ripreso un attimino a pensare positivo e questo mi fa particolarmente piacere. Ecco, per chiudere, mi piace ascoltare, forse siamo stati anche un po' buoni profeti in trasmissione, mi sembra che è stato riagguantato il 6° posto, abbiamo battuto sul 6° posto, la Samba sembra che abbia pareggiato in casa. Sì, siamo tornati 6°,
oggi mi viene da dire, dobbiamo difenderlo con le unghie e con i denti, perché effettivamente è giusto anche considerare la bravura dei nostri avversari. E abbiamo visto che il cammino è veramente duro, dobbiamo in tutte le maniere fare il nostro massimo. Se poi il nostro massimo sarà il sesto posto, il settimo, l'ottavo, dobbiamo avere comunque la serenità di aver dato tutto. E quando hai dato tutto, fondamentalmente sei anche sereno con te stesso e di conseguenza anche col pubblico, perché poi il pubblico se ne accorge, vede il coraggio con cui scendi in campo, e loro ce l'hanno sempre detto, anche i nostri tifosi, non pretendono il risultato a tutti i costi, ma pretendono che lottiamo su tutti i palloni, che onoriamo la maglia. E questo periodo un attimino ci ha fatto riflettere, evidentemente qualcosa avevamo mollato, adesso siamo sulla strada giusta, ma ripeto, non dobbiamo abbandonarla e dobbiamo avere la forza di andarci a cercare un po' di gloria, poi se dovesse arrivare bene, se non dovesse arrivare più per merito dei nostri avversari che per demeriti nostri.